Amici di Sky Sport, sono qui con Finn Balor, il re demone, uno degli atleti più forti della WWE. Finn, welcome. Finn, benvenuto in Italia. Grazie mille, sono contento di essere qui. Questa è la tua prima volta nel nostro paese. Cosa sai della nostra nazione? A dire il vero, è la mia prima volta in Italia in assoluto. E l'unica cosa che so dell'Italia è che ai mondiali di calcio l'Italia 90 Schillaci buttò fuori il mio paese, l'Irlanda. Quindi anche se sono passati, credo, 27 anni, abbiamo ancora un po' di risentimento nei suoi confronti. Fa ancora male, eh? Sì, fa ancora male un po'. Roma è la città degli imperatori. Nella WWE di oggi, chi è l'imperatore e chi potrebbe esserlo tra i giovani talenti? Ci sono tanti imperatori, nel senso che ci sono tanti talenti emergenti a NXT, però c'è solo un re demone. Aside from yourself, who's the a parte te, chi è il lottatore più creativo e innovativo attualmente in WWE? Credo che in questo momento a SmackDown Live l'introduzione di Shinsuke Nakamura è un qualcosa che ho atteso con molta impazienza e sono molto entusiasta di vederlo all'opera. In Rome, we have a Roma abbiamo la bocca della verità. Le leggende dicono che gli antichi ci mettevano dentro la mano e qualora mentissero, la bocca gliela mangiava. Quali sono le più stravaganti bugie al riguardo della WWE e qual è la verità? Credo che la bugia più assurda sulla WWE sia che noi abbiamo dei giorni di riposo e del tempo per dormire, perché non ci riposiamo mai. Circa 20 ore fa abbiamo fatto Raw in California e abbiamo subito preso un aereo per venire qui, nella bellissima Italia, e siamo già pronti per tornare a esibirci. Quindi non si dorme mai e non ci si riposa mai. E oggi quanto pensi di dormire? Beh, non lo so, perché credo che dovremmo già trasferirci alla prossima città.